Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ho trovato questo caso interessante principalmente perché i protagonisti sono persone adulte. Sono persone adulte che però vengono nello stesso modo fregate da internet. Quindi, internet è pericoloso, ma non solo per gli adolescenti. Infatti vi ho parlato della storia di Christine e di quella di Megan. Due storie tristi che raccontano di come internet, messo nelle mani sbagliate, possa generare delle vere e proprie tragedie. Ma oggi ragazzi e ragazze sono qui per raccontarvi la storia di Leslie Belkin e di un tizio che conosce su internet. Inizialmente sembra tutto perfetto e poi ecco che, come al solito, saltano fuori gli altarini. Fino ad arrivare a un culmine, perché l'uomo che sta frequentando Leslie da mesi è un uomo pericoloso e si chiama George Bernard Lamp. Quindi ragazzi miei, iniziamo immediatamente a parlare di questo caso. Questa storia inizia nel 2007 con Leslie Belkin, una madre single di 44 anni che lavora nel settore sanitario. Leslie abita a New York, nella Grande Mela. Ma la verità è che la vita pericolosa e caotica di New York a Leslie non piace più troppo. Vorrebbe trasferirsi anche perché ha una figlia, Rachel, di 4 anni e mezzo, e sente chiaramente che quella bambina non è al sicuro in quella città. La donna sostiene che per sua figlia vuole assolutamente un futuro migliore di quello che ha avuto lei, e a New York quel futuro migliore per Rachel, Leslie, non riesce proprio a vederlo. Di conseguenza, Leslie Belkin decide di trasferirsi in campagna. Peraltro la donna sottolinea che il padre di Rachel se ne è lavato le mani da un bel po', se ne frega della vita di sua figlia, se ne frega di Leslie e di base se ne frega anche del trasferimento. È davvero del tutto disinteressato. Quindi Leslie percorre oltre 900 km proprio per andare incontro alla sua nuova vita e si trasferisce a Troutman, una piccola cittadina della Carolina del Nord. Leslie prende in affitto un appartamento che si trova al centro della cittadina e in effetti la vita a Troutman pare partire col verso giusto. Leslie è felice di aver preso quella scelta, quella di trasferirsi lontana dal caos e dai rischi di New York. Però nella sua vita manca qualcosa. Perché quando il padre di Rachel se n'è andato, Leslie non ha avuto più nessuno accanto a sé, si è solo occupata di crescere la bambina. E questa mancanza nella vita della donna ora inizia a farsi sentire più che mai. Per Leslie le sere a Troutman sono lunghe e solitarie, in quanto i suoi amici e i suoi familiari sono lontani e spesso non sono disponibili per chiacchierare, almeno non tutte le sere. E quindi Leslie inizia a non sopportare più troppo quella solitudine. Non ha ancora trovato un'occupazione, quindi ancora non conosce praticamente nessuno. Per di più, Leslie è astemia, non è salita a frequentare locali, non ama particolarmente la musica rumorosa o i concerti, ma soprattutto ha una figlia piccola a cui badare, quindi non potrebbe neanche permettersi di fare queste serate. Il suo desiderio si limita al voler conoscere qualcuno che abiti in quella zona disposto a mostrarle la città, qualcuno di gentile con cui fare amicizia, chiacchierare. E quindi Leslie, per cercare qualcuno da poter conoscere e incontrare, va online. Ma che cosa fa la donna? Non si infila né in nessuna chatroom né niente del genere, pubblica semplicemente un annuncio su Craigslist, un portale che ospita annunci di ogni tipo, tipo annunci di lavoro, eventi, acquisti, vari servizi e poi ci sono gli incontri. In questo annuncio Leslie scrive la verità, dice di essere una donna di 44 anni, di essersi trasferita da poco a Troutman e di avere interessi come la lettura e la cucina. Leslie però in quell'annuncio aggiunge che, se le cose sarebbero andate bene, lei è in cerca di un rapporto stabile. Quindi, insomma, non è che cerca solo amici, cerca proprio una persona che le possa stare accanto. Dopo quell'annuncio Leslie effettivamente riceve qualche risposta da qualche uomo, ma sono tutti troppo lontani anche solo per pensare di iniziare qualcosa. Quindi Leslie un pochino accantona l'idea, continua a cercare persone su Craigslist, ma non è che nutra molte speranze. Fino a quando, 3 mesi dopo il suo arrivo a Troutman, la donna riceve un messaggio da un uomo. Il suo nickname è Hollywood Red One. Si presenta come George, dice di avere 50 anni e di essere di bell'aspetto. Inoltre, ciliegina sulla torta, George dice di abitare da una vita a Troutman, nella stessa cittadina di Leslie. L'uomo dice a Leslie di essere un assistente legale. Lavora in uno studio di un avvocato difensore a Statesville, una città circa 9 km da Troutman. George e Leslie quindi si trovano e parlano tanto, chattano fino a tarda notte. E il loro legame si rafforza così tanto che Leslie decide di parlare di George a sua madre, che sta ancora a New York. Leslie dice a sua madre che per lei sta diventando una cosa seria, che non è assolutamente una cottarella. Però Leslie non fa neanche in tempo a valutare effettivamente di provare a fare qualcosa con George, perché l'uomo
sparisce di colpo. Smette totalmente di rispondere ai messaggi in chat di Leslie su Craigslist. Nelle settimane seguenti, di conseguenza, Leslie fa di tutto per dimenticare George. Va in giro per la cittadina con sua figlia e, nonostante la solitudine che sta vivendo, la donna vuole davvero costruirsi una nuova vita a Troutman. E quindi decide di investire il ricavato della vendita dell'appartamento di New York per costruire una casa. Ma non una casa qualsiasi. La casa dei suoi sogni. Leslie quindi segue i lavori di costruzione della casa dall'inizio alla fine. Ha la mente totalmente occupata, deve pensare a tantissime cose da sbrigare e quindi non pensa a George in quel momento. George, dopo 3 mesi, rispunta magicamente nella vita di Leslie. Insomma, dopo 3 mesi di silenzio, rispunta su Craigslist e comincia a scrivere a Leslie come se nulla fosse. Il primo messaggio è semplicemente un «Ciao, come stai? Eccomi qui». Leslie a questo punto è confusa da questo ritorno, è convinta che George non si sarebbe più fatto vedere. E quindi gli chiede «Ma dove diavolo eri finito?» Domanda lecita, oserei dire. Lui le risponde cose del tipo oh, «Scusami per il silenzio, sono molto dispiaciuto, ma sono stato molto impegnato e ho dovuto sbrigare degli affari davvero importanti». Gli affari? Boh, George non lo spiega mai. Leslie, in ogni caso, quella sera lì non è convinta della risposta di George, quindi molla il computer e smette anche di rispondergli. Però col tempo l'uomo inizia a farsi sempre più pressante e insistente. Dice di volerla incontrare di persona perché pensa sempre a lei costantemente. Quindi Leslie cede e accetta di incontrarlo. La donna, d'altro canto, pensa che per scoprire come si è fatto George, avrebbe per forza dovuto incontrarlo prima o poi e conoscerlo di persona. Fin dal primo incontro, George è molto gentile ed educato. A Leslie dà proprio l'impressione di voler essere sua amica. E per di più, George la porta immediatamente a conoscere la sua famiglia, ossia suo fratello Mike e sua cognata Gina. Leslie a quel punto è al settimo cielo, con la famiglia di George si trova molto bene. Sono accoglienti, non creano problemi e sono anche di buona compagnia. E infatti nelle settimane successive Leslie e George passano molto tempo assieme. Si confidano a vicenda, Leslie si apre e parla a George del suo passato. Quindi Leslie parla a George del padre di Rachel, che non ha voluto sapere nulla di lei fin dalla nascita. E inoltre gli dice che lei non ha mai avuto modo di avere una buona istruzione, ma per sua figlia desidera dare il massimo. Ecco perché ha lasciato New York, per cercare un posto più tranquillo dove vivere. George invece confida a Leslie di non essere mai stato troppo fortunato in amore, poverino. Non ha mai avuto una moglie, né ha mai messo al mondo figli. Però Leslie sa quello che vuole. Ha una figlia e quindi non cerca di certo una relazione non stabile. Anzi, cerca un uomo che possa prendersi cura di lei e di sua figlia. E in effetti, dopo poco tempo, Leslie decide di presentare Rachel a George. Gli presenta sua figlia. Però c'è un'evidenza. George è dolce, è gentile ed è anche molto disponibile con Rachel. Di conseguenza presto iniziano tutti quanti ad uscire assieme. E George lega molto con Rachel, si unisce molto con la bambina, la porta spesso sulle spalle se stanca di camminare e inoltre le legge ogni sera una storia della buonanotte. Insomma, George si presenta come un uomo modello e ben presto diventa una figura indispensabile nella vita di Leslie. Ma è proprio in questo caso che si iniziano a scoprire i primi altarini, in quanto Mike, il fratello di George, sostiene che in realtà non ha mai avuto problemi ad avere una donna. Anzi, tutt'altro, li conosceva online nel giro di pochissimo tempo, si trasferiva da loro quasi senza conoscerle. Il punto è che Leslie ovviamente queste cose non le sa, si fida di George e quindi è convinta che l'uomo sia una persona per bene. Quando Leslie finisce di costruire la sua casa, la presenza di George diventa ancora più indispensabile, in quanto Leslie ha ormai una certa età e con il trasloco, le scatole e tutti gli sforzi fisici inizia ad avere seri problemi a stare in piedi, tipo le cedono le ginocchia, sente di svenire e cose del genere. Ma George ovviamente è un uomo perfetto ed è lì sempre pronto ad aiutarla. L'uomo sistema tutto, appende lampade, imbianca casa, aiuta Leslie a svuotare gli scatoloni e a sistemare i libri nelle varie librerie e cose del genere, insomma. Inoltre Leslie ci mette poco ad entrare nella cricca di George e quindi ben presto stringe un'amicizia anche con il fratello di George, Mike, e sua cognata, Gina. Dopodiché arriva un giorno caldo di primavera e quindi Leslie, George, Mike e Gina decidono di fare tutti insieme una grigliata. E tra una risata e l'altra, Leslie se ne esce fuori con una domanda, anche un pochetto provocatoria forse, però Leslie non può saperlo. Infatti chiede a Mike, allora, com'era tuo fratello da piccolo? E Mike è molto spontaneo, le risponde dicendole, beh, ne combinava una dietro l'altra. Si cacciava sempre in qualche guaio per poi fare avanti e indietro dal carcere. George, quando Mike, suo fratello, dice quella cosa, non è proprio felice. Tenta di sdrammatizzare dicendo al fratello, dai, così mi spaventi la mia ragazza.
chiudi la bocca, stai zitto. E poi aggiunge, si inventa un sacco di balle perché io sono più bello di lui. Ma la faccia che fa Mike è tutta un programma. Guarda il fratello e Leslie che rientrano in cucina per recuperare delle birre, come a dire, ma come? Non gli ha ancora detto nulla? Leslie sostiene che col senno di poi probabilmente Mike voleva proteggerla, voleva metterla in guardia, perché aveva capito che era una brava donna. In ogni caso Leslie è a conoscenza del passato turbolento di George. Sa che ha avuto diversi problemi con la legge, ma decide di ignorare la cosa. Però Leslie non può fare a meno di notare altrettante stranezze dell'uomo. Infatti George spesso sparisce senza dare alcuna spiegazione. Non si sa dove dorma, dove passa alcune giornate, e infatti Leslie si ritrova un giorno a dover alzare il telefono per chiamare Mike, ossia il fratello di George, proprio per sapere dove si trovi George. Leslie quindi chiede a Mike se per caso George è rimasto a dormire da lui, perché non le risponde al telefono. Quel giorno, mentre Leslie è ancora in chiamata con Mike, fortunatamente George bussa alla porta e quindi pare sia tutto risolto. Peccato che Mike successivamente dica che era convinto che John vivesse con Leslie, e invece la verità è che stava lì solo una volta ogni tanto, ed il fratello quindi non ha la minima idea di dove stia George quando non è con Leslie. Nel momento in cui George si presenta da Leslie, dopo essere sparito per un po' di tempo, la donna prova più volte a chiedere spiegazioni, gli domanda dove fosse finito, perché risultava irraggiungibile. Ma George ha sempre la scusa pronta e dice che ha avuto da sbrigare delle faccende e che ha avuto molto da lavorare. Per di più, ogni volta che George è da Leslie è continuamente attaccato al computer oppure al cellulare. Le cose quindi sono due. O George, quando non è da Leslie, non ha a disposizione un computer, e in questo caso ci sarebbe da chiedersi dove diavolo abiti questo uomo, oppure George è un uomo davvero molto impegnato. E in effetti Leslie sa che George lavora con uno studio legale agli appelli di alcuni detenuti. L'uomo se ne vanta un sacco di questo lavoro. Ripete di essere un assistente legale bravissimo, in grado di anticipare sempre le date delle udienze dei detenuti di cui si occupa. Per Leslie tutto questo è molto nuovo. E quindi, quando George un giorno è a casa sua sul suo computer, prova ad avvicinarsi per vedere cosa stia facendo l'uomo e in cosa consista il suo lavoro. Ma George, appena Leslie si avvicina, chiude immediatamente il portatile dicendole: questa non è roba per te. Leslie rimane un attimo interdetta, ma la situazione viene interrotta da Rachel, la figlia di Leslie, che entra in cucina da loro e inizia a parlare. Ed è proprio in questo modo che George sfugge lo sguardo di Leslie, dicendo a Rachel di salire in camera sua. Così l'avrebbero raggiunta anche lui e avrebbero giocato per un sacco di tempo. Leslie, anche in questo caso, nonostante George si comporti in modo alquanto sospetto, non insiste. Pensa semplicemente che l'uomo sia fatto così. E anche se a volte ha dei comportamenti davvero strani, Leslie pensa che tutto sommato chiunque può avere le sue stranezze. Passa di nuovo qualche giorno e George promette a Leslie di aiutarla a sbarazzarsi di alcune cose che le sono rimaste nel vecchio appartamento prima che le scada l'affitto. Ed è proprio quando Leslie lo sta aspettando che di lui non c'è traccia. Ma in fondo George non è la prima volta che sparisce senza dare spiegazioni. Leslie ricorda bene che la prima volta George è sparito per ben 3 mesi. Certo, non si erano mai incontrati né visti, però era davvero sparito da tanto tempo. In questo caso George si fa vivo dopo ore, arrivando a casa di Leslie peraltro con una macchina blu che nessuno ha mai visto. La donna esce di casa ed effettivamente è un pochino arrabbiata perché gli urla in faccia: ma dove diavolo eri finito? Ma è così che ti comporti con tutti? Prima prometti e poi ti tiri indietro? Guarda che non eri obbligato ad accettare la mia proposta, sei tu che hai voluto darmi una mano. Però George risponde sempre con la stessa tiritera: devo lavorare, tutti devono lavorare, ho avuto cose da fare, ho avuto impegni, eccetera eccetera. Quando Leslie gli domanda della macchina mai vista prima, lui le risponde che gliel'ha prestata un suo amico della Virginia che è andato da quelle parti per farsi un tatuaggio. Ora, io in questo caso mi sono domandata: ma una scusa un po' più realistica, no? Cioè, un tuo amico scende dalla Virginia per andarsi a fare un tatuaggio e ti presta la sua macchina? Ma perché mai? Il tuo amico della Virginia come cavolo si sposta? Col pensiero? Col teletrasporto? Che scusa del piffero. In ogni caso, non so né come né perché, anche in questa situazione Leslie abbozza. Perdona George, che le dice: dai, quando ho finito di svuotare l'appartamento, andrò io stesso a fare le pulizie, proprio per farmi perdonare. Leslie quindi accetta la proposta di George. Gli mette in mano uno straccio, un secchio d'acqua, un cuscino per dormire e ovviamente le chiavi di casa. Direi che Leslie in questo caso fa sì, l'ha perdonato a George, però vuole fargliela pagare. In quell'appartamento infatti non c'è niente, ci sono solo cianfrusaglie da buttare via. George, una volta finito di pulire, sarebbe rimasto in un appartamento vuoto. E quindi Leslie pensa, ridendola sotto i baffi,
chissà come farà a dormire. Arriva il giorno seguente e George si ripresenta da Leslie con la stessa macchina blu mai vista prima e il portabagagli pieno di roba. Chiede a Leslie se può lasciarle delle cose in casa, ma lei gli chiede di metterle invece in garage. Quindi George sistema delle scatole e dei sacchi nel garage di Leslie, dicendole che sono sue cianfrusaglie che per ora non sa dove mettere. Non ha spazio per tenerle, ma non vuole liberarsene. Quando George quindi finisce di scaricare la roba in garage, va verso Leslie. E Leslie nota immediatamente la mano di George bendata. George dice che la sera prima si è tagliato inavvertitamente mentre puliva casa. Di conseguenza rientrano in casa e Leslie perdona 100% John facendolo rientrare a bomba nella sua vita. E George continua ad apparire, nonostante le stranezze, come effettivamente un uomo davvero perfetto. Si preoccupa per Leslie, le aiuta a far commissioni, fino a quando non arriva un giorno. Un giorno in cui Leslie si rende conto che nessuno è passato per raccogliere i rifiuti. E quindi George ha, come dire, una soluzione in mente alquanto assurda. Infatti l'uomo va nel giardino sul retro di Leslie, sradica una bella porzione di prato e sopra ci fa un dannato falò. E no ragazzi, non sto scherzando, fa un dannato falò nel giardino di Leslie, proprio dove gioca solitamente sua figlia. Quindi secondo George, in caso nessuno raccolga l'immondizia, si fa un falò. Grande. Quelle che vi ho raccontato finora però non sono le uniche stranezze di George, perché qualche giorno dopo, Mike, il fratello di George, chiama Leslie, chiedendole se George sta da lei. Quando la donna risponde in modo negativo, Mike le dice una cosa che a mio parere equivale a un campanello d'allarme grosso quanto una casa. Perché Mike dice a Leslie, sono giorni che non lo vedo, si comporta in modo davvero strano e rientra a casa negli orari più assurdi e sempre di notte. Quindi Mike, in quella telefonata, prima di salutare Leslie, le consiglia di guardare sul dipartimento penitenziario. Leslie ha una reazione davvero sorpresa, si lascia sfuggire un che cosa? Ma Mike ha già interrotto la chiamata. Leslie a questo punto, che fino a quel momento ci aveva le fette di mortadella sugli occhi, si rende conto che c'è qualcosa che non va. Mike le ha chiesto di andare a controllare i reati precedenti di suo fratello. E quindi Leslie è preoccupata. La donna quindi si precipita immediatamente al computer per controllare la fedina penale di George, scoprendo che il suo passato burrascoso è durato ben 27 anni. Mike, infatti, sostiene che dopo aver finito il servizio militare, George ha iniziato a fare un sacco di casini e a finire in carcere. Ed è lì che ha iniziato a fare, dentro e fuori dalla galera. 3 precedenti di George figura rapina a mano armata e aggressione. Dopodiché Leslie nota che George è stato arrestato per aver tentato di far violenza su una donna, solo qualche mese prima. Proprio nel periodo in cui loro due si stavano sentendo su Craigslist. Ecco perché George è sparito per 3 mesi. Non aveva cose da fare o faccende urgenti da sbrigare. Era al fresco. Infatti è proprio mentre George sta scrivendo a Leslie per cercare di conquistarla che contatta la sua vittima. Sempre online, sempre tramite Craigslist. Infatti George pubblica un annuncio che dice: cerca assistente personale per un uomo d'affari straniero. La candidata dovrà essere giovane, professionale ed intelligente. A rispondere a quell'annuncio è Renée Blanchard. La donna sostiene di aver sentito un po' George prima di incontrarlo. E i due si sono dati appuntamento a Troutman, esattamente nello stesso periodo in cui George non risponde più su Craigslist a Leslie. Renée racconta che George gli ha detto di rappresentare un ricco signore giapponese. Le ha fatto molti complimenti e Renée sostiene che George è riuscito a metterla a suo agio. Dopodiché i due salgono sulla macchina di Renée. E partono. George le dice che le vuole indicare la strada per andare in un posticino carino a bere qualcosa, ma ad un certo punto René si rende conto di essere finita in una strada senza uscita. E prima di rendersi conto di essere in pericolo, George le punta un coltello al fianco, la fa sdraiare sul sedile posteriore della macchina legandole le caviglie, dopodiché si mette alla guida della macchina di René, conducendola in un'area di sosta per mezzi pesanti lungo l'autostrada. Ovviamente George posteggia al termine del parcheggio, dove c'è più oscurità e quindi meno possibilità di essere visto. Dopodiché, senza mezzi termini, l'uomo prova a fare violenza su René, ma non ce la fa. E non perché la donna si dimeni, anzi, tutt'altro, purtroppo molte donne rimangono impietrite dinanzi ad una situazione del genere, non sanno cosa fare. René in quel momento non riesce a reagire, si sente spacciata, ma l'affare di George non dà segni di vita. Proprio non ce la fa. E quindi, mentre George è lì un po' preso male dalla situazione, René trova il coraggio di dirgli che ha bisogno di andare in bagno, in modo urgente. E George le dà una risposta, a mio parere, alquanto evidente. Ossia, io non ci casco con queste cose, lo so che è tutta una scusa, proverai a scappare. Questa frase dimostrerà che l'uomo non si è solo limitato ad aggredire René. René è semplicemente una delle tante. E purtroppo non possiamo sapere quante ce ne siano state prima di René. Ma in ogni caso la donna fortunatamente riesce a convincere George, quindi esce dalla macchina e va a lato
della macchina. Appena George si gira, però, inizia a correre più veloce che può e inizia ad urlare. René corre tra i camion, tra le macchine, fino a quando qualcuno che stava lì in macchina a dormire si sveglia di colpo facendo entrare René in macchina e chiudendo fuori George. L'arrivo della polizia è breve. In questo caso George viene arrestato con l'accusa di rapimento e per aver tentato di far violenza su una donna. E dopo 3 mesi George patteggia per aggressione e crimini contro la persona e viene messo in libertà vigilata. Leslie, la storia di René, non la conosce di certo, ma ora che è a casa da sola, tutto sommato in una cittadina tranquilla e con una bambina piccola, inizia ad avere davvero timore del passato di George e dei suoi crimini. Leslie capisce che George è un uomo pericoloso e lei non è affatto al sicuro. Ironia della sorte, Leslie è scappata da New York perché lo considerava un posto pericoloso. Ed ora che vive tranquilla nella Carolina del Nord, ecco che si trova davvero in pericolo. Quindi Leslie decide di chiamare George per mettergli in evidenza tutti i vari reati che ha commesso. George, per i reati più vecchi, sostiene di essere entrato nel giro sbagliato. Ma quando Leslie gli fa notare che 6 mesi prima ha aggredito una donna, George ha pure il coraggio di dire che quello è stato tutto un malinteso, quando è stato per 3 mesi al fresco. Che malinteso. In ogni caso, Leslie al telefono lo scarica, dice di sparire dalla sua vita e di non farsi mai più vedere. Passa quindi qualche settimana e di George non c'è traccia. Poi però arriva una sera. Sono circa le 9 di sera e Leslie è lì a leggere una storia della buonanotte a sua figlia. Quando il telefono squilla, Leslie si rende conto che è George. E contemporaneamente Leslie si rende conto che una macchina si è appostata sotto casa sua e in quella macchina c'è sempre George. Leslie gli risponde al telefono e l'uomo gli dice semplicemente: sono sotto casa tua. Ti prego, Leslie, perdonami. Micetta, lo sai che ti amo tanto e che non vivo senza di te. Leslie è schifata, spaventata e per farlo andare via lo minaccia, dicendogli che avrebbe chiamato la polizia. George a questo punto si dimentica dei ti amo, ti voglio, ho bisogno di te, micetta mia, e cambia totalmente tono, dicendogli maligno: non ti azzardare a chiamare la polizia, sai? Poi, semplicemente, fa marcia indietro e se ne va. Leslie è davvero molto spaventata e quindi rimane a dormire con la figlia perché sa che George potrebbe tornare durante la notte. E dopo un paio d'ore, in effetti, qualcuno bussa alla porta di Leslie. La donna, un po' impaurita, quindi va ad aprire la porta. E si trova dinanzi la polizia. Sono circa le 11:30 di sera. La polizia mostra a Leslie la foto di una donna bionda, chiedendole se l'avesse mai vista. Il commissario Darren Campbell coordina le indagini sulla scomparsa di questa donna e dice a Leslie che l'ultima telefonata che ha fatto, prima di sparire, arrivava da una casa al numero 153 di Wagner Street, proprio a Trotman. E se ricordate bene, per l'ultima volta in quella casa ci è andato George, per pulire e per buttare alcune cose che erano rimaste nella casa e che a Leslie non servivano più. Leslie dice immediatamente al commissario Darren che la casa da cui era partita l'ultima chiamata di quella donna era proprio casa sua, ci abitava in affitto. Il commissario quindi chiede a Leslie di entrare in casa e prima di tutto le informa che la ragazza scomparsa si chiama Bonnie Lou Irwin ed è scomparsa da 14 giorni. Dall'email personale della ragazza esce fuori che l'ultima persona ad averla vista dovrebbe proprio essere George Lamp. Il commissario quindi inizia a interrogare Leslie perché capisce che lei e George avevano una specie di relazione. Leslie quindi risponde ad ogni singola domanda della polizia, la tengono lì per ore e alla fine il commissario le ha detto: sa signora, si è cacciata proprio in una brutta faccenda, questa è roba che scotta. Ma Leslie ripete per l'ennesima volta che non ha idea di chi sia Bonnie, non l'ha mai vista. Ma il commissario frega poco e le avvisa che avrebbero chiesto un mandato proprio per perquisire la sua proprietà. E quindi Leslie attende fino alla mattina dopo, alle 7:30. La polizia bussa alla sua porta per iniziare la perquisizione. Quando gli agenti aprono il garage, i poliziotti trovano in un sacco dell'immondizia della spazzatura di Leslie mischiata alla roba di Bonnie. Trovano un portatile, alcuni vestiti e addirittura un cellulare. A questo punto un poliziotto non ci mette molto a andare un attimino da Mike, il fratello di George, per interrogarlo sempre sulla ragazza scomparsa. Quando il poliziotto dice a Mike: sto cercando una donna scomparsa, la prima reazione di Mike è proprio chiedere: ma quale donna? E in effetti Mike non sa assolutamente nulla della faccenda. Contemporaneamente a casa di Leslie la polizia si concentra su una parte del suo giardino sul retro, nel punto in cui George ha dato fuoco ai rifiuti facendo un falò. Le autorità vogliono andare a fondo e quindi decidono di scavare proprio nel punto in cui George tempo prima ha bruciato i rifiuti. C'è ancora della cenere, 15 centimetri per l'esattezza. Ma sotto quella cenere il terreno non è compatto. Ed è proprio scavando che gli investigatori trovano quella prova,
La prova schiacciante. Trovano il corpo di Bonnie Lou Irving. Leslie a questo punto è nel panico più totale. Quella è casa sua e si rende conto che George ha potuto fare i suoi porci comodi, nascondendo le prove dei suoi crimini nel suo garage e nel suo giardino. Sottoterra. La polizia a questo punto ha un compito: trovare George Lamp, visto che pare sia scomparso nel nulla. È l'ultima persona che doveva incontrare Bonnie, quindi diventa ben presto il principale indiziato per un caso di scomparsa che è diventato un caso di omicidio. Inoltre la sua fedina pernale parla già per lui, è già noto alle autorità. Infatti il commissario Darren Campbell ha ammesso che sapeva già che faccia avesse quell'uomo, perché l'anno prima un agente del suo stesso dipartimento l'aveva già arrestato. Di conseguenza le autorità, dinanzi a quel nome, si allarmano, perché il soggetto non è affatto un individuo tranquillo e se è in libertà potrebbe voler dire che qualche altra donna è in pericolo in quel momento. Ma poi ecco che arriva una pista da seguire per la polizia, perché quel genio di George sta andando in giro da giorni con la macchina di Bonnie. Però c'è da dire che un minimo ha fatto il furbetto, ha cambiato la targa, perché la macchina di Bonnie non possiede la stessa targa. Però la polizia, proprio per scrupolo, controllo ugualmente. Ed è in questo modo che trovano George Bernard Lamb. Sì, ha cambiato targa dell'auto, ma è davvero lui. La polizia quindi lo bracca, perquisiscono sia lui che la macchina. Ma non serve neanche guardare troppo in macchina. La polizia gli fruga un attimino nelle tasche e trovano delle cordicelle e dei guanti. Quindi viene arrestato e condotto nel carcere della contea di Irdel. Sotto interrogatorio però George nega di c'entrare qualcosa con la dipartita di Bonnie. Dice il poliziotto più volte di non averla mai vista in vita sua, aggiungendo in modo distaccato: se vedi una donna così bella, me la ricorderei. George non mostra il minimo rimorso per ciò che ha fatto. È arrogante. E il poliziotto che lo sta interrogando è consapevole che l'ultima volta George è stato al fresco, ma se l'è cavata con la libertà vigilata nel giro di pochi mesi. Ma questa volta la polizia sa che deve avere accuse solide per sbatterlo in galera, perché George è un uomo pericoloso, deve andare in prigione. Darren Campbell, il commissario, sostiene che hanno in effetti ottenuto ogni genere di prova, dal computer di Leslie che George usava spessissimo ai telefoni cellulari. Per di più, ora, per aiutarli a risolvere il caso, sarebbe entrata in gioco anche l'FBI. Insomma, ci avrebbero messo poco a controllare i vari account di posta elettronica. E in effetti le attività su Craigslist, le email e gli apparecchi elettronici sono elementi chiave per la risoluzione di questo caso. Dalle indagini fatte dall'FBI emerge che George, mentre entra a far parte della vita di Leslie, nello stesso momento si mette in contatto anche con Bonnie, sempre via internet, sempre via Craigslist. Quindi George e Bonnie si conoscono su Craigslist e Bonnie a un certo punto lo vuole incontrare. Di conseguenza gli scrive che gli piacerebbe vederlo e gli chiede un posto di incontro. George le propone di incontrarsi in un'area di sosta dei camion lungo un'autostrada. A me fa venire in mente qualcosa, tipo la storia di René, ad esempio. In quel periodo Bonnie purtroppo non sta bene economicamente e sta praticamente fallendo con il suo negozio di antiquariato. Ecco perché, a causa della sua dipartita, tutti scoprono la sua doppia vita. Bonnie faceva anche la escort. Dai tabulati telefonici emerge che George ha portato Bonnie nella vecchia casa di Leslie, fingendo ovviamente fosse casa sua, per poi farle davvero del male. Purtroppo non possiamo sapere esattamente cosa sia successo in quella casa. Però dall'autopsia emerge che Bonnie è stata strangolata. Dopo aver freddato Bonnie, George sale sulla sua macchina, va a casa di Leslie e la seppellisce nel suo giardino. Si libera anche di alcuni effetti personali della ragazza, lasciandoli in alcuni sacchi del garage. Però c'è un ennesimo particolare raccapricciante. La notte in cui è stato arrestato George aveva in programma un ennesimo appuntamento, sempre con una donna che ha contattato online. Ecco perché al momento dell'arresto gli agenti gli hanno trovato corde e guanti addosso. Quelle erano per la sua nuova vittima. A febbraio del 2014 George Lamp viene accusato di omicidio di primo grado e condannato a morte. Ma nel 2016 George viene a mancare per cause naturali. Detto questo ragazzi, io ho finito di sprolocchiare in questo video, spero che questa storia possa essere stata di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, io vi mando un bacione e mi raccomando, continuate a mangiare le verdure che fanno bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.